Bene, io direi che possiamo cominciare. Intanto grazie a tutti di essere intervenuti, vi confesso che io oggi ero molto preoccupato che non ci fosse nessuno, ma non per l'importanza del libro che presentiamo, quanto per la data di Fausta che cade proprio nel bel mezzo del ponte di Sant'Ambrogio, che notoriamente porta i milanesi su altre strade e altri lini. E invece sono molto contento di vedervi numerosi, anche perché, ripeto, il libro merita tutta la vostra attenzione, sia per l'abilità e la bravura dell'autore che per il tema trattato, che è un tema davvero interessante. Allora, io non credo che sia il caso di dilungarci troppo in chiacchiere, ma lascerei subito la parola a Riccardo Rau, autore de Il tempo dei dubbi, storie e luoghi di un animale favoloso, edito da UTET da pochi mesi, uscito nelle librerie, quindi un libro recente, un tema interessante, un animale, come lo chiama Riccardo, favoloso, ma favoloso davvero, e avrete modo di capire perché. Bene, grazie. Tanto grazie, è sempre un piacere tornare qui a Italia Medievale. E, proprio pochi minuti fa Maurizio si è seduto e mi ha chiesto quello che in realtà mi chiedono tutti, cioè ma come ti è venuto in mente di scrivere un libro sui lupi? E la risposta è che ci sono tante ragioni per scrivere un libro sui lupi, almeno a me mi è sembrato che ce ne fossero tante. Innanzitutto perché è un tema che appena ci ho messo dentro il naso, andando a cercare i documenti oppure i testi, anche i testi più noti che parlano di lupi nella storia, ti proietta immediatamente davvero in un mondo favoloso, perché sono testi affascinanti, testi che si leggono come delle mani. Poi naturalmente è un tema che è universale, perché tutti noi abbiamo avuto a che fare con i lupi. Nessuno di noi credo che abbia visto lupi, o forse qualcuno incidentalmente in qualche parco o in situazioni molto particolari, ma anche se non li abbiamo visti, tutti noi abbiamo ben radicato in noi l'immaginario del lupo. E poi è un tema che sfonda sull'attualità, cioè i lupi stanno tornando, non so se ci fate caso, ma è nelle pagine dei giornali, anche nelle ultime settimane, si continua a sentire parlare di lupi. Si continua a sentire parlare di lupi, e proprio di lupi concreti, cioè i lupi che si iniziano a vedere non più soltanto nei boschi, ma anche ai margini dei boschi, sulle strade, alle volte vicino agli abitati. È un tema di attualità anche per i milanesi, perché una delle proiezioni che fanno i biologi è che finora il lupo è stato affare della montagna, della collina, ma in futuro, nei prossimi decenni, li vedremo sempre più spesso anche in pianura. Bene, dunque, allora intanto diciamo poche cose su cosa sappiamo dei lupi di oggi. Questo è qualcosa di importante perché ci serve per dimensionare in qualche modo anche i dati del passato. Non solo, abbiamo a questo punto diciamo 40-50 anni di osservazioni fatte dai biologi sui lupi che ci permettono di avere delle categorie nuove attraverso cui guardare i lupi del passato. Quindi cosa sappiamo dei lupi? Intanto sappiamo che 50 anni fa erano pochissimi, ce n'erano un centinaio, almeno in Italia, ed erano tutti concentrati in Abruzzo. Adesso sono diventati più di 2000. Quindi si sono ventuplicati in 50 anni come popolazione e non li ha aiutati nessuno. Alle volte sentiamo che i lupi sono stati reintrodotti. Ecco, questa è una delle tante fake news che circolano sui lupi, perché parlare di lupi, e questa è una sfida bella per uno storico, vuol dire anche smascherare tante fake news. Sono stato recentemente a un convegno sui lupi, dove un intervento è stato dedicato a come la stampa ha trattato in Italia negli ultimi 20 anni il problema dei lupi. La faccio breve, è una storia fatta di allarmismi,
che peraltro non è una novità, c'erano anche nel passato gli allarmismi sui dubbi, lo vedremo, ma che spesso, insomma, per fare il caso tipo, si parla di un lupo che ha aggredito e mangiato un uomo, poi si va a leggere l'interno dell'articolo, ecco, in realtà l'uomo è stato aggredito dal cane del vicino di casa e non si è fatto neanche troppo male, no? Cioè, una tendenza ad esasperare la notizia quando si parla di lupi. E per questo la storia del lupo, anche del lupo biologico, si accompagna a tutta una serie di esagerazioni, anche la storia recente, come l'idea che i lupi siano stati reintrodotti, alcuni dicono addirittura lanciati con i paracadute delle guardie forestali. Niente di tutto ciò, ma se ci pensate, la ripresa del lupo è una ripresa assolutamente comprensibile. Ed è una ripresa che va di pari passo con quello che è avvenuto a partire dal secondo dopoguerra in Italia. Abbiamo abbandonato le campagne, buona parte della montagna si è spopolata, il bosco ha ripreso. Per dire un altro dato che riguarda la Lombardia, noi abbiamo perso negli ultimi decenni più del 50% degli alpeggi del Pascoli, e li abbiamo persi perché sono stati recuperati dal bosco, perché la gente non sta più in campagna, non sta più in montagna, il bosco riprende spazio. È ripresa la fauna selvatica, quindi la fauna selvatica che era pressoché assente nella prima metà del Novecento, gli uomini avevano cacciato per secoli per sfamarsi, e adesso è ripresa anche lì, quello sì, per immissioni da parte soprattutto dei cacciatori, diciamo dei cacciatori, ma dei progetti venatori molto importanti, che hanno fatto sì che ci siano tantissimi ungolati, cioè gli ungolati vuol dire caprioli, cervi, cinghiali, che popolano i nostri boschi. Basta dire cinghiali, io credo che sappiamo tutti ormai quanto siano diventati una presenza massiccia che ormai entra persino in città. A Genova, a Roma ci sono gli avvistamenti di cinghiali. Per darvi un altro dato, provate a memorizzarlo perché poi ci torneremo. Se parliamo della Toscana, che è la regione che si ritiene avere l'optimum come popolazione di lupi, peraltro una regione molto boscata, quindi anche dove l'habitat per certi versi è particolarmente favorevole, parliamo di circa 500 lupi, quindi quasi un quarto della popolazione italiana di lupi, per 350.000 ungolati, 350.000 cinghiali, caprioli, cervi. Vuol dire che insomma i lupi hanno soltanto l'imbarazzo della scelta. Questa è già solo una prima avvertenza per dire che adesso andremo indietro nei secoli, vedremo che cosa succedeva quando il lupo non è mai stato veramente così tanto cattivo, ma in certi casi lo è stato, in certi casi il lupo è stato aggressivo nei confronti degli uomini, ma in contesti che erano completamente differenti, contesti ambientali completamente differenti, e adesso cercheremo di vedere come. Da dove far iniziare questa storia dei lupi? È difficile trovare un momento di inizio. Veramente la storia del lupo si perde nei secoli fino alla preistoria, potremmo farla a partire da quando l'uomo ha iniziato a domesticare i lupi e di fatto li ha trasformati in cani, o potremmo farla partire nell'origine delle lingue indoeuropee. Ho scoperto una cosa straordinaria, l'ho scoperta soltanto recentemente, cioè che in diverse lingue indoeuropee la parola lupo si dice esattamente come la parola nonna. È straordinario, ma in fin dei conti è una bella prospettiva su Cappuccetto Rosso che vedremo alla fine del nostro incontro. Ma questo è un tema forte, cioè parlare del lupo vuol dire parlare di un animale metamorfico, un animale che si trasforma, siano lupi mannari o siano lupi che si trasformano in nonne. E attorno questa moda del cambiamento ruota tanto sia della paura sia dell'immaginario complessivo che abbiamo dei lupi. Però diciamo che se andiamo comunque indietro nei secoli, abbiamo un'immagine così negativa del lupo, non abbiamo un'immagine così paurosa. Pensiamo, non lo so, alla lupa che in fin dei conti ha fondato la più grande civiltà del passato, la lupa che ha fondato Roma attraverso l'Orno del Reno. Oppure pensiamo ai lupi del mondo germanico, i berserkir,
Allora i berserkir sono i guerrieri di Odino, quindi della principale divinità del pantheon nordico, guerrieri che indossano una pelliccia di orso o proprio di lupo e si trasformano in orsi e lupi acquisendo le virtù guerriere di questi animali. Allora, i lupi non sono necessariamente negativi quando ci affacciamo all'inizio del Medioevo. All'inizio del Medioevo le cose cambiano. Perché le cose cambiano? Perché si sta diffondendo, sta diventando dominante il cristianesimo, la religione cristiana. È una religione pastorale, è una cosa che il cristianesimo in realtà prende dall'ebraismo, però l'architrave del pensiero cristiano è un architrave pastorale, quindi c'è il buon pastore che guida il gregge dei fedeli. E quindi, questo c'è già nei Vangeli, il lupo non può fare che la parte del cattivo in questa situazione. Quindi il lupo diventa una metafora o del male, potremmo dire, del demoniaco, dell'eresia. Ad un certo punto c'è un vescovo di Lione del V secolo, Eutichelio, che lo dice chiaramente: stiamo parlando di lupo, stiamo parlando o di diavolo o di eretici. Dice proprio così. E quindi da qui la storia del lupo, almeno la storia culturale del lupo all'interno del cristianesimo, è segnata. Però questa è ancora una questione puramente culturale. Quando cambia invece la storia biologica del lupo? Perché noi pensiamo che all'inizio del Medioevo, in fin dei conti, i lupi non dovessero stare così male e non dovessero neanche essere una grande minaccia per gli uomini. All'inizio del Medioevo, lo sapete, siamo, diciamo, per essere molto approssimati, attorno all'anno 400-500. È un periodo in cui i boschi crescono, quindi c'è tanto incolto, ci sono tanti animali selvatici, ce lo dicono anche certi autori come Gregorio di Tours, l'autore della Storia dei Franchi, che dice che in quel periodo i cervi entravano persino nelle città. Ecco, immaginiamo che in questa situazione, tutto sommato, i lupi non fossero neanche una grande minaccia per gli uomini, neppure, in fin dei conti, per il bestiame. Questo è, voi capite, la questione del bestiame è delicata ancora oggi. Voi sapete, penso, che una gran parte della conflittualità che c'è attorno alla presenza del lupo, ancora oggi, per cui ci sono delle pressioni molto forti sulle regioni perché promuovano gli abbattimenti dei lupi, viene dagli interessi degli allevatori, che chiaramente hanno dei danni che derivano dalle predazioni. Eppure, all'inizio del Medioevo, questa situazione non era così drammatica, anche perché la grande forma di allevamento praticata all'inizio del Medioevo è l'allevamento dei suini allo stato grato. Cosa vuol dire? Vuol dire che, immaginate, in questi grandi quercetti dell'Europa, gli uomini che lasciavano pascolare questi maiali allo stato libero, di fatto maiali semiselvatici. E quello, un'altra cosa che noi sappiamo dai biologi, è che gli animali selvatici bene o male riescono a difendersi dai lupi. È chiaro che qualche perdita c'è, ma complessivamente sono in grado di elaborare delle strategie di difesa. Sono le pecore in particolare, comunque il bestiame domestico, che non ha queste capacità di difesa. Quindi all'inizio del Medioevo, tutto sommato, le cose, il lupo non è percepito come una forte minaccia per le popolazioni, almeno non è percepito come una minaccia reale, inizia a essere percepito come una minaccia soltanto allegorica all'interno del cristianesimo. Quindi quando cambiano le cose? Le cose, per la storia biologica del lupo, parlano con quel personaggio che in fin dei conti è l'icona del Medioevo, cioè Carlo Magno, il grande imperatore, re dei Franchi, conquistatore del regno dei Longobardi, incoronato imperatore nel giorno di Natale dell'800 d.C. Carlo Magno per la prima volta fa qualcosa di inedito, è il primo sovrano che decide che lo Stato deve reprimere, uccidere materialmente i lupi.
Carlomagno ordina che i suoi conti, quindi i suoi ufficiali che governano i suoi territori, ecco, ognuno di essi sia dotato di due lupari, quindi di due cacciatori di lupi, e che le pellicce di lupo gli siano consegnate. È una storia affascinante questa di Carlomagno. Non sappiamo bene perché ce l'avesse così tanto con i lupi. Da un lato forse aveva il dente avvelenato anche per ragioni personali, perché Carlomagno era un grande cacciatore e i lupi naturalmente per i cacciatori sono dei competitors, tanto che i primi provvedimenti che Carlomagno prende contro i lupi li prende proprio per i lupi che stanno nelle sue foreste, quindi nei boschi dove lui stesso è abituato a cacciare. Ma comunque c'è anche qualcos'altro, cioè Carlomagno vuole presentarsi come il paladino della cristianità e quindi questa metafora del lupo demoniaco in qualche modo la prende alla lettera. Tanto più che molti dei suoi nemici, fossero essi Longobardi oppure Sassoni, invece con i lupi si impersonavano. Con Ottiero dei Sassoni, che guida la resistenza come contro Carlomagno, forse l'avete sentito nominare, Viduchindo, questo guerriero coraggioso che lotta faticosamente contro Carlomagno prima che Carlomagno costringa i Sassoni a convertirsi in massa, anche con delle stragi importanti. Ecco, il condottiero dei Sassoni si chiama Viduchindo, che vuol dire figlio del lupo. E sui Longobardi potremmo dire altre cose, anche i Longobardi hanno fortissimo nel loro immaginario l'idea del lupo. Una delle cose che si racconta spesso, ce la dice in realtà Paolo Diacono, quindi il grande narratore della storia dei Longobardi, è che almeno alle origini i Longobardi erano guerrieri cinocefali, cioè combattevano travestiti da cani, cioè da lupi. Paolo Diacono dice che i cinocefali si abbeveravano, si dissetavano con il sangue umano, questo per rendersi anche più temibili in battaglia. E pensate che cosa straordinaria, quindi in un periodo imprecisato che potrebbe essere attorno al V al VI secolo, i Longobardi si presentavano come un popolo di lupi mannari e di vampiri allo stesso tempo, un po' come secondo l'immaginario che è stato ripreso poi dal romanticismo e ancora più recentemente da molte saghe e serie televisive. Va bene, quello che a noi interessa è che da Carlomagno in poi inizia la storia di uno sterminio, quindi sistematicamente le autorità pubbliche iniziano a uccidere i lupi e lo fanno ancora di più nella seconda parte del Medioevo, per intenderci dopo l'anno 1000, quando è cambiato ancora qualche cosa nell'ambiente. Cioè, gli uomini, immaginatevi una popolazione in enorme crescita, dico sempre, pensate ai grandi paesi emergenti di oggi, la Cina oppure l'India, che crescono come popolazione enormemente, hanno bisogno di risorse alimentari e quindi devono anche intervenire sulle risorse ambientali a loro disposizione, che vogliono innanzitutto togliendo il bosco per fare posto ai campi, potenziando molto anche l'allevamento. In quest'epoca sì, si parla di allevamento ovino, di allevamento transumante si dice, quindi di allevamento che si sposta dalla montagna alla pianura, cioè d'estate sta sugli alpeggi in montagna e d'inverno se ne va sui prati in pianura. Allora, in questo quadro il lupo non ha più tante prede selvatiche, non ha più il bosco che rimane il suo habitat di rifugio, ma in qualche modo deve uscire dal bosco e è in quel momento che entra in contatto con gli uomini, soprattutto quando si parla ancora una volta di bestiame. Cioè, noi iniziamo ad avere attestazioni di aggressioni antropofaghe di lupi che sono soprattutto aggressioni contro pastorelli. Qui la storia inizia a complicarsi perché da un lato c'è una maggiore pericolosità del lupo che sollecita anche le paure delle popolazioni, ma dall'altro c'è anche un'azione sempre più insistita dell'uomo nel reprimere i lupi. Qui i dati sono dei dati davvero impressionanti come cifre. Allora,
senza arrivare fino alla Rivoluzione Francese, quando si parla di 5.000 lupi uccisi nel giro di una dozzina d'anni. Ma è capito soltanto un dato che riguarda Filippo il Bello. Tra l'altro, Filippo il Bello, abbiamo praticamente celebrato qualche giorno fa l'anniversario della morte nel novembre 1314. Allora, Filippo il Bello, re di Francia, ecco, ogni anno, sotto Filippo il Bello, arrivavano a Parigi, venivano portati a Parigi tra i 1000 e i 1500 lupacchiotti. Venivano portati a Parigi perché l'autorità pubblica aveva trovato un nuovo modo per perseguire i lupi, cioè al posto di cacciarli direttamente pagava delle ricompense ai privati che li catturavano. Quindi 1000-1500 lupi. Quando io ho letto questa informazione, l'ho letta all'interno di un libro, non ci volevo credere, perché avevo sempre in mente la cifra che ci dicono i biologi adesso per l'Italia, cioè 2000 lupi adesso per l'Italia, e si pensa che comunque 2000 lupi siano una buona popolazione, siano quasi una popolazione in equilibrio. Allora, lì 1000-1500 lupi all'anno, reiterati per tanti anni, vuol dire che la popolazione deve essere enormemente più grande, la popolazione di lupi. Sono andato davvero a contarli uno a uno, perché non ci credevo, e sono davvero quelle cifre variabili tra i 1000-1500 lupi all'anno. Quindi questa diventa la storia di un massacro che porta quasi alla scomparsa di una specie. Allora, il Malleus Maleficarum, il grande trattato di demonologia che fatto da due inquisitori per perseguire la stregoneria, parla effettivamente dei lupi mannari. Siamo alla metà del 400, quindi in realtà siamo ancora nel Medioevo. Ma quando parla dei lupi mannari, dei licantropi, in realtà dà una definizione molto particolare. Dice che sono quelle persone possedute dal demonio e che, in quanto possedute dal demonio, credono di essere lupi, non che si trasformano in lupi, credono di essere lupi. E soltanto a partire dal 500 ci sono personaggi straordinari come Baudin oppure come Cervantes stesso, che iniziano a credere ai lupi mannari. In questo periodo noi lo vediamo, la paura del lupo mannaro si diffonde nei testi. Anche qui vediamo testi che parlano di persone che sono state trovate sbranate, ne sono state trovate soltanto le ossa, ma questi non sono attacchi di lupi normali, sono attacchi di licantropi, iniziano a dire le fonti, ci si inizia a credere davvero nei licantropi. A questo punto la storia dei lupi mannari va sempre più a braccetto con la storia della stregoneria, con la storia della caccia alle streghe. Peraltro l'immaginario che si crea attorno al lupo mannaro è molto simile a quello delle streghe. Di fatto le streghe si dice che cavalcano i lupi nei processi inquisitori, ma poi gli inquisitori prendono un po' le accuse che fanno alle streghe e le ribaltano, le riversano anche sui lupi mannari. Però c'è, per arrivare anche un po' alla conclusione di questa cavalcata, ci sarebbero tante cose che potremmo raccontare, potremmo parlare di papi, di eretici, ma l'ultima cosa su cui vorrei chiudere l'ultimo modo con cui vorrei chiudere questa cavalcata nella storia dei lupi è naturalmente Cappuccetto Rosso. Non si può parlare di lupi senza parlare di Cappuccetto Rosso. E allora quella che vi vorrei raccontare qui è la vera storia di Cappuccetto Rosso. Perché nello scrivere il libro ho dovuto fare l'archeologo, diciamo. Quindi ho dovuto scavare un po' più a fondo rispetto a quello che noi sappiamo di Cappuccetto Rosso. Intanto, noi che cosa sappiamo di Cappuccetto Rosso? Beh, diciamo che quasi tutti noi siamo abituati a conoscere Cappuccetto Rosso attraverso la versione che ci è stata tramandata dai fratelli Grimm, quindi una versione scritta nell'Ottocento. Scavando più a fondo, intanto incontriamo una versione più antica della favola di Cappuccetto Rosso, che è la favola scritta da Charles Perrault.
Siamo nel 1695, siamo ai tempi di Luigi XIV, siamo proprio all'apogeo della paura del lupo. Questo è il momento in cui la psicosi del lupo nella Francia dell'età moderna è più sviluppata. Allora, Cappuccetto Rosso di Perrault è una storia differente da quella che conosciamo. Intanto è una storia che non ha per nulla un buon finale. La fine di Cappuccetto Rosso di Perrault è una storia in cui Cappuccetto Rosso viene semplicemente divorata dal lupo. Dice tantissimo della storia del lupo di questi secoli, cioè di un lupo che dovrebbe avere come suo habitat di rifugio un bosco, un lupo che dovrebbe stare il più lontano possibile dagli uomini, invece anche nei boschi ormai si ritrova continuamente a contatto con gli uomini, perché i boschi di quest'epoca, i boschi dell'età moderna, sono pochi e sono pieni di uomini che chiaramente sfruttano il bosco in tutti i modi. Ma torniamo appunto al finale, al cruento finale del Cappuccetto Rosso di Perrault, con Cappuccetto Rosso sbranato dal lupo. Alla fine Perrault ci mette anche una morale della fiaba, ci dice, ve la leggo parola per parola, ma il senso della morale è molto chiaro. Insomma, le ragazzine devono stare attente a dare la parola agli sconosciuti, perché possono fare dei brutti incontri e possono finire male. La morale della favola è chiara, insomma, una morale in qualche modo di disciplinamento dei costumi sessuali, mette in guardia effettivamente le ragazze dagli incontri che possono fare con gli uomini. E c'è un dettaglio interessante che riguarda la Francia di Luigi XIV, e cioè che il cappuccetto rosso era il simbolo che distingueva le ragazze di strada, le prostitute. Però non è ancora questa la vera storia di Cappuccetto Rosso, perché ce n'è una più antica, ce n'è una che risale all'anno 1000. Nell'anno 1000 c'è la prima versione di Cappuccetto Rosso, solo che è molto lontana da quella che noi siamo abituati ad ascoltare. La storia è questa. C'è una bambina che viene battezzata il giorno della Pentecoste. Il padrino di questa bambina le regala l'abito del catecumeno, che è per l'appunto un cappuccetto rosso. La bambina col cappuccetto rosso cammina, divaga, e quando è ai margini del bosco viene catturata da una lupa. La lupa la ghermisce e la porta dai suoi lupacchiotti, perché vuole sfamarli, ma i lupacchiotti non mangiano la bambina. I lupacchiotti non riescono a mangiarla perché la bambina ha il cappuccetto rosso, e il cappuccetto rosso protegge la bambina. Allora è una storia un po' diversa, non c'è la nonna, però ci sono davvero gran parte degli elementi fondamentali nella fiaba di Cappuccetto Rosso. C'è il cappuccetto rosso, c'è la bambina che si perde nel bosco, e c'è il lupo. Vi faccio anche notare che questa è l'unica vera fiaba che finisce bene secondo la sensibilità ecologica contemporanea, cioè è l'unica fiaba in cui non muore né il lupo né la bambina rispetto alle versioni che conosciamo. Ma cerchiamo di capire qualcosa di più di questa fiaba, perché provando ad analizzarla mi si è aperto davvero un mondo di cose che non avrei sospettato. Cioè, allora, intanto la metafora della sessualità è completamente assente nella storia di Cappuccetto Rosso che vi ho raccontato. Certo, si parla di un cappuccetto rosso, ma perché il cappuccetto è rosso? Perché è stato regalato il giorno della Pentecoste. Gli abiti dei catecumeni il giorno della Pentecoste erano rossi, perché il rosso è il colore dello Spirito Santo, cioè la festa della Pentecoste è la festa di fatto dello Spirito Santo. Ma poi c'è un'altra cosa molto interessante, cioè che allora è l'abito, un abito tra l'altro, qui l'autore di questa fiaba, che è Umberto di Liegi, che è un canonico della cattedrale di Liegi, un intellettuale cristiano che deve educare i suoi scolari alla buona educazione cristiana, dice un particolare molto interessante. È un abito tessuto in lana rossa. Allora, la lana ci rimanda alle pecorelle,
chiaramente il lupo, secondo la metafora del cristianesimo che abbiamo sentito prima, invece è la metafora del male, del demoniaco. Che cosa protegge la pecorella, quindi il fedele, secondo la metafora cristiana, dal male, cioè il lupo? Un oggetto patrobarco, cioè il cappuccetto rosso, che rappresenta il valore protettivo del battesimo. Questa cosa del battesimo è estremamente interessante. Sapete, il battesimo, tra tutti i sacramenti cristiani, ha una particolarità, cioè è il sacramento che fin dall'origine del cristianesimo ha un valore proprio protettivo, apocalittico. Allora, la cosa davvero interessante è che la storia del rapporto tra il battesimo e i lupi, cioè la storia del battesimo che sconfigge i lupi, non si limita a Cappuccetto Rosso della Lumine, ma se la guardiamo in diagonale attraverso le fonti, ricompare per quasi 2000 anni, quindi da Cromazio di Aquileia, un intellettuale del IV secolo, fino alle passioni di San Giuliano, scritte ai tempi di Carbonaro. Tantissimi testi del Medioevo continuano a dire che il battesimo protegge dai lupi. E poi ad un certo punto la gente inizia a crederci, inizia a credere che viceversa, un battesimo mal somministrato potrebbe fare sì che si diventi prede dei lupi, ma prede concrete, non più soltanto allegoriche e metaforiche. C'è un libro molto famoso che è stato scritto alcuni decenni fa di Emanuele Guadalupe, che parla di un villaggio dell'Occitania, un villaggio dei Pirenei, Montaiù, che sarebbe stato popolato di fatto da una popolazione di eretici. Vengono fatte delle inchieste dagli inquisitori e una credenza che emerge tra queste persone di questo piccolo villaggio dei Pirenei è che la gente ha paura che se non viene battezzata bene finirà sbranata dai lupi. Ma la cosa ancora più incredibile è che ancora nel folklore del Novecento in Umbria c'è questa paura che un battesimo mal somministrato può fare sì che si diventi preda dei lupi come bestie e altro. La storia del lupo immaginario, non la storia del lupo biologico, che è stata una storia, l'abbiamo visto, di sterminio, però mantiene un'incredibile coerenza, quindi degli elementi, dei fili rossi che attraversano l'intera nostra cultura europea per più di 2000 anni. Vi ringrazio. Non supplirò le